Ehi, ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una giornata tranquilla. Stiamo facendo le pulizie di primavera. Ah! Che cosa sarà mai questo rumore? Bobby, il bus! Non sembri stare bene. Andiamo, facciamo subito un controllo. Oh cielo, Bobby non sta per niente bene. Vediamo se riusciamo a capire cosa non va. Forse il radiatore ha bisogno d'acqua. Svelti, svelti, meccanici! Ai! No! Queste non sono stelle? Aspetta un momento! Povero Bobby, ha una perdita d'olio! L'olio serve a far girare bene il motore! Adesso la ripariamo! Abbiamo trovato il problema, niente paura! C'è una perdita di olio dalla tubatura! Verde salderà il danno in pochi istanti, con tante scintille molto brillanti! E un bel cerottino terrà pulita la tua bua! Urrà! Bel lavoro, Blu! Bel lavoro, Verde! Adesso ti senti meglio, Bobby? Un altro cliente soddisfatto! È tutto per oggi! Ci vediamo la prossima volta all'officina di Geco! Ciao! Ciao a tutti! Bentornati all'officina di Geco! Stiamo facendo un controllo a Bobby il bus! Abbiamo quasi finito! Aspetta! Meccanici! Io sono ancora quassù! Bobby! Bobby! Oh cielo, non riesci a sentirmi! Se solo riuscissi a... Oh! Mancato! E adesso? Bella trovata, Gialla! Mi hai salvato la vita! È tutto ok, Bobby. Non lo sapevi e nessuno si è fatto male. Grazie per il vostro aiuto, meccanici. Ah, come farei senza di voi! Ciao! Ciao a tutti! Sono Geco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tildy carro attrezzi!
preoccuparti, Barry. Ti tiriamo subito fuori da lì. Blu. Adesso facciamo subito un controllo. Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah! Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao a tutti! Io sono Geco! Noi stiamo andando a casa! Cosa? Quella è camioncina! Cosa succede, camioncina? Hai perso il tuo ciuccio? Non disperarti! Lo troviamo noi per te! Su, su, meccanici! Prova a cercare tra quei fiori rossi! Il ciuccio è lì? Non sarà dietro a quella siepe verde! Riesci a vedere se è lì? Eppure deve essere qui intorno. Piace, camioncina. Non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte. Oh, Blu! Ben fatto! Lo hai trovato! Ecco qui, camioncina. Alla fine è andato tutto bene. Grazie a tutti voi per l'aiuto. Ciao! Ci sono mamma camion e camioncina. Perché state ferme lì fuori? La galleria è bloccata e non potete passare? È meglio dare un'occhiata. Oh, c'è stata una grossa frana! Un'altra frana! Siamo intrappolati qui! Non preoccupatevi, ho la mia cassetta degli attrezzi! Ci serve un attrezzo molto più grande! Anche Tilly riesce a spostare la roccia. Adesso come faremo ad uscire? Oh.
camion ci ha salvati! Ora è meglio che chiami Eric l'escavatore per rimuovere anche le altre rocce! Ci vediamo presto per divertirci con altre avventure all'officina di Jack! Bentornati all'officina di Jack, amici! Abbiamo appena installato un sistema d'allarme di emergenza! Eh? Lì qualcuno deve essere nei guai! Eric l'escavatore! Credo abbia colpito una roccia. Guarda, uno dei suoi cingoli è fuori uso. Oh, oh Blue, so che la tempesta fa paura, ma serve il tuo aiuto. Sarai coraggioso per noi? Oh, non ci arrivo! E sono troppo grosso per passare lì dentro! Oh, oh cielo! Ci dobbiamo sbrigare! Penso che quella diga stia per cedere! Blue è abbastanza piccolo da passarci! Molto bene, Blue! Sei davvero molto coraggioso! Oh no! La diga sta cedendo! Sbrigati, Blue! Oh! Complimenti, Blue! Hai affrontato le tue paure! E guardate! Un arcobaleno! Saluti a tutti da Jaco! Ciao! Oh, hai ragione, Verde! C'è un incendio! E sembra che Fiona l'autopompa stia già arrivando! Oh no! Mamma Camion e Camioncina giocano a fare una gara! Fanno troppo rumore! Non sentono la sirena di Fiona! Fiona! È ora che tu abbia una sirena più potente! Venite, meccanici! Montiamo la nuova sirena di Fiona! Ecco qua! Ci serve un nino bello forte! Ci siamo? Fa una prova, Fiona! Ah, no, non va bene! Suona come un campanello! Proviamo ancora! E questo sembrava un dinosauro! Ci serve un nino! Questo è un nino! Ma deve essere ancora molto più forte! Quel cono del traffico prima ha amplificato il suono! Forse qualcosa del genere funzionerà con la sirena! Che è un sonoro nino! Ciao Fiona! Grazie per essere venuta all'officina di Jaco! Oh! Ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata! Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi! Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Dicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante!
Meccanici, mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Vicky. Grazie, Vicky! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi siamo indaffarati! Camioncina e Max sono venuti a fare il cambio gomme! Ma dov'è Max? Oh, ciao, Max! Svelti, svelti, meccanici! Gialla! Oh, Gialla ha battuto forte la testa! Quindi tocca a voi, blu e rosso! Confuso le gomme? Non fa niente. Tutti possiamo sbagliare. Dobbiamo solo cambiare di nuovo le gomme. Oh, non preoccuparti, Max. Presto riavrai le tue. Camioncina! Sappiamo che ti stai divertendo. Ma quelle sono di Max. Gliele vogliamo ridare adesso? Oh. Ah, brava camioncina! È molto importante restituire sempre le cose prese in prestito! Ci vediamo presto! Ciao! Ciao a tutti! Eric l'escavatore è qui per la revisione. Deve essere in forma e in salute per tutti gli scavi che deve fare. Chi vuole aiutarmi? Io credo che sceglierò... Gialla. Lo so che vuoi giocare, ma sono sicuro che ti divertirai ugualmente anche lavorando. Iniziamo dando un'occhiata al tuo motore, Eric. Da una bella e sonora sgasata. Puoi fare meglio di così, Eric. Gran bella presa, Gialla. Ora passiamo a controllare i tuoi cingoli, Eric. Ultima parte della revisione, Eric. Ora vediamo come sta il tuo braccio escavatore. Serve un po' di olio, Gialla. Molto bene, Eric! Hai superato la revisione e ora sei pronto per molti altri scavi!
Ti vuoi unire a loro, Gialla? Te l'avevo detto che ti saresti divertita! A presto con nuovi lavori e divertimento qui all'officina di Geco! Wow! Ottimo lavoro, meccanici! Un'officina pulita è un'officina felice! Oh! Che strano! È andata via la corrente! Deve esserci qualcosa che non va con i pannelli solari! Oh, cielo! Guarda, il sole è coperto dalle nuvole! Ma quelle non sono nuvole normali! Dobbiamo scoprire che succede! No! Prova adesso, Dylan! Non riesco davvero a capire! Il tuo motore dovrebbe funzionare di nuovo! Oh, ho seguito le istruzioni alla lettera! No! Buongiorno, signor Weasel! Va tutto bene qui? Sì, va tutto alla perfezione, Geco! Basta, io ci rinuncio! Lascia che dia un'occhiata a Dylan! La cattiva notizia è che dovremo smontare il tuo motore, Dylan! Ma invece la buona notizia è che nella mia officina ne ho uno nuovo che sarà molto meglio per te e anche per tutti gli altri! Perfetto! Oh, ci servirà l'aiuto del sole! E anche Dylan ne avrà bisogno! Questa batteria si caricherà con l'energia dei pannelli solari e intanto noi ti installeremo un fantastico motore elettrico! Dylan! Ottimo lavoro, Verde! Un cliente pulito è un cliente contento e un pianeta pulito è sicuramente un pianeta più felice! Bentornati all'officina di Geco! Oggi è una bella giornata di sole, quindi Rosso torna sul tetto! Rosso sta finendo di installare i nuovi pannelli solari. Assorbono l'energia solare e la convertono in energia pulita per tutta l'officina! Bobby! Wow! Ma guardati! Sei tutto sporco! E ti abbiamo lavato appena ieri! Non fa niente! Splish, splash, splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Scintillante e pronto a tornare in strada, Bobby! Oh, sei di nuovo sporco! Come può essere successo? Credo sia meglio lavarti a mano stavolta. Pulitissimo! Puoi riprendere il tuo giro, Bobby. Che cosa ti sporca di continuo? Il tuo vecchio motore a benzina! Ti piacerebbe avere un bel motore elettrico invece? I pannelli solari sono pronti? I pannelli raccolgono energia solare e danno a Bobby energia pulita per farlo funzionare! Vediamo presto per divertirci ancora all'officina di Geco!